È interessante il mondo dell'arte, ma basta addentrarcisi un po' per capire quanto sia fatto anche molto di luoghi comuni, di convinzioni, di apparenze, di mancanza di certezza, di mancanza di determinazione, insomma. Basta interrogarsi sulla parola arte. Se si va a vedere cosa pensa la gente, diciamo i non esperti dell'arte, però i fruitori, insomma, quelli che alla fine sono condizionati dall'arte, insomma, pensano di amarla, di coltivarla, almeno come fruitori, insomma, la vogliono usare, si interessano all'arte, anche se magari non la praticano direttamente, insomma, in prima persona. Allora, vediamo cos'è l'arte per loro. Un mezzo per comunicare ed esprimere sentimenti, un modo per esprimere se stessi, un modo per comunicare, esprimere i propri sentimenti. Sono opere d'arte se si arriva a distinguerle del semplice imbrattare muri. L'arte di Arcimboldo mi piace molto. Quindi, insomma, lui dice mi piace, non mi piace, insomma. È un modo per esprimere parecchie cose. Si può esprimere odio, tristezza, sempre riferendosi alla propria o la propria gioia. Sono sentimenti anche qua. O semplicemente fare passare un messaggio. Arte come modalità di comunicazione. E infatti poi dice subito un altro, per me l'arte è una forma di comunicazione, possiamo esprimere le nostre idee, siamo tutti potenziali artisti, perché poi alla fine si arriva qua. Per me l'arte è una forma di espressione, alcuni artisti usano l'arte per sbarazzarsi di un peso, altri condividono le loro passioni. È un buon modo per esprimere, qua dicono sempre, i suoi sentimenti, insomma. Scrive anche un po' in italiano un po' più proprio, esprimere i propri sentimenti in modo, un modo per parlare senza usare la bocca per una comunicazione non verbale. Fantasia e libertà di espressione, un modo per esprimere le nostre emozioni, ma alcune persone la usano per fare scarabocchi e gli artisti esprimono i loro sentimenti nelle loro opere d'arte. L'arte permette di mostrare i sentimenti dell'artista, è un bel modo di comunicare. E quando un artista vuole dare il proprio messaggio, il proprio punto di vista, e poi ripetono sempre queste cose fondamentalmente. L'arte non è sempre bella per tutti, dipende dai gusti del pubblico, ci sono molte forme d'arte, pittura, scultura, poesia, cinema, fotografia, teatro, danza, qualcosa che emoziona. Qualcosa da farmi rimanere a bocca aperta e senza parole davanti a tanta bellezza. Quindi un fatto estetico, un bello capace di emozionare. L'osservazione di un'opera d'arte determina una reazione psicologica ed emotiva, diviene fonte di energia, colloquia, interagisce con l'osservatore. Non tutti vediamo allo stesso modo. Alcuni particolari, forme e colori vengono percepiti e ricordati più facilmente perché l'attenzione di ognuno si concentra su ciò che più lo interessa. Un'opera d'arte mostra le abilità, le tecniche, la creatività dell'autore, riflette la sua personalità, la cultura di quel periodo e del luogo in cui è stata realizzata. E quindi qua entra anche un fattore tecnico. Per godere appieno di una visita a un museo o a una mostra d'arte è indispensabile saper vedere e osservare, quindi questo richiederebbe insomma, in qualche modo anche un'educazione all'estetica, alla capacità di comprensione da parte di chi usa l'arte e quindi non sarebbe soltanto un linguaggio che si fa capire da sé, ma ha bisogno anche di un interprete. Un'opera concepita di cuore, anche se tecnicamente non perfetta, sarà compresa da tutti perché parlerà una lingua universale e non passando dal filtro del ragionamento arriverà direttamente a far vibrare le emozioni. E così via.
Questo lo dice la gente comune, diciamo così, coloro che non praticano arte, ma dimostrano di essere curiosi di fronte al fenomeno dell'arte e magari ad andare a vedere delle mostre, dei musei, insomma. Dopodiché, qualcuno, una definizione che si trova è l'arte è tutto ciò che gli esseri umani definiscono arte. In qualche modo qui l'arte sembrerebbe non avere un'essenza di per sé. Ma l'essenza dell'arte sarebbe quella di essere riconosciuta universalmente come tale. Quindi sta nel giudizio comune di coloro che la fruiscono. Allora qua viene fatta una distinzione, al più riguardo il fatto che l'arte non è altro che la visione, la sensazione e la percezione che gli individui hanno di arte. Per cui nel momento in cui si prova a definirla, ad etichettarla, si arriva sempre a una banalizzazione, a una semplificazione del termine stesso, meglio quindi non formulare definizioni. Un punto che mi ha sempre colpito dell'arte è questa difficoltà a definirla, fino a quando si era al liceo, insomma, quando si cercava di definire l'arte, non c'era mai una definizione convincente, insomma, non si usciva mai con la consapevolezza di cosa veramente sia, di quali siano i criteri che ci permettono di dire che questa sia un'opera d'arte o meno, insomma, di questa sia arte o no. Quindi questa soggettività legata non tanto al carattere dell'opera d'arte, ma all'accordo che si trova tra i fruitori dell'opera d'arte, se definire questa opera d'arte. La seconda lettura che ne viene data della definizione riguarda la temporalità del concetto di arte, ovvero arte è ciò che in un determinato periodo, contesto storico, culturale e scientifico viene definito arte dalla società stessa. Insomma, qui la attualizza nel tempo, nel momento. Non importa se poi in epoche successive tale opera verrà svalutata, nel senso che non servirà più a capire quel particolare momento, quindi sminuita. Ciò che conta è il giudizio che l'opera d'arte riceve quando viene fatta e in epoca immediatamente successiva, quando ancora riesce a interpretare il suo tempo. Poi c'è qualcuno che va a vedere Wikipedia, l'opera d'arte nel suo significato più ampio comprende ogni attività umana svolta singolarmente o collettivamente che poggiando su accorgimenti tecnici e norme comportamentali derivanti dallo studio e dall'esperienza porta forme creative di espressione estetica. L'arte è un'attività olistica, costituita da un'attività teorica fondata sull'intuizione che determina un'attività pratica, il cui valore dell'opera realizzata risulta individuato dal suo significato etico, estetico e spirituale. Quindi anche una componente moralizzatrice, elevatrice, insomma, che ha a che fare con l'arte che educa e eleva lo spirito e quindi ti porta anche a un comportamento morale e anche alla componente pratica, cioè la tecnica necessaria per realizzare un'opera d'arte. Insomma, un'opera d'arte per alcuni diventa tale se alla base c'è una tecnica capace di far sì che quel prodotto sia un prodotto bello, godibile, quindi fatto con tutti i canoni di una tecnica raffinata, insomma, pure di una tecnica che sia in completo possesso dell'esecutore, dell'artista. Un altro criterio che ho trovato è quello di rompere con il passato come compito dell'opera d'arte, di scardinare le regole, di creare nuove forme, analizzare nuovi orizzonti, vedere oltre, al di là delle comuni regole creative e comunicative. Quindi di plasmare un proprio stile, una propria forma e definire nuovi canoni artistici. Quindi rompere con il passato e creare nuove regole, nuove modalità di comunicazione. Altro carattere per guardare all'opera d'arte. Un altro criterio o un altro modo di guardare all'arte è come prodotto artistico che scaturisce dall'attività di un creatore, l'artista, il quale lo sottopone poi al giudizio di fruitori che attribuiscono giudizi di valore a tale prodotto. La mia impressione, adesso provo a dire quello che un po' penso io, no?
che l'arte sia diventata molto un qualcosa in mano al mercato. Nel tempo attuale, cos'è l'arte? Se noi utilizziamo anche questi criteri che abbiamo questo qui, no? Quindi un qualcosa capace di, che ha bisogno magari di una mediazione, deve incontrare il gusto del pubblico che deve essere educato, conoscerlo e riconoscerlo universalmente. In questa cosa è molto facile che si inserisca il mercato. Se ci sono a disposizione dei critici d'arte, dei mezzi di comunicazione che riescono a fare di questo un prodotto che entra con i sistemi che abbiamo, della promozione pubblicitaria, della stampa, di tutto quello che vogliamo, della televisione, che entra nel gusto comune, il gusto comune darà un riconoscimento globale ad un'opera che è stata scelta per diventare tale, per diventare un'opera d'arte, attraverso un meccanismo che non è intrinseco all'opera stessa. Cioè c'è stato l'intervento di un critico, di un qualche mercante d'arte, insomma è stata fatta un'operazione su quest'opera d'arte, per cui quest'opera d'arte ha assunto un valore universale, universalmente conosciuta e riconosciuta. Cosa che se fosse rimasta se stessa, senza, fosse stata toccata da questo meccanismo, insomma, complesso e difficile da spiegare, ma che esiste, di quest'opera d'arte nessuno si sarebbe accorto. Quindi non avrebbe avuto un valore per se stessa, ma ha avuto un valore creato dal mercato, dall'industria, dal sistema economico, insomma, no? Che ha tutto l'interesse di fare dell'opera d'arte un mercato, cioè un mercato dell'arte fiorente. E il problema del mercato è di prendere un prodotto d'arte che di per sé non vale niente, non ha nessun valore oggettivo, e farne invece un valore di mercato oggettivo, un bene capace di essere commercializzato e venduto a prezzi sempre più alti. E quindi, ricavandone dei prezzi sempre più alti, pretendere a un'ampia catena di intermediazione di fare dei guadagni su questo e a chi vuole investire creare un prodotto adatto per l'investimento. Allora l'arte potrebbe essere il frutto di una buona tecnica, di una buona scuola. Imparo a suonare molto bene tecnicamente uno strumento, imparo a dipingere molto bene, imparo a usare le parole e a scrivere sintatticamente in modo corretto, imparo tutte le formule e tutte le figure retoriche per scrivere una bella poesia e quant'altro, insomma, metteteci tutto quello che volete, imparo l'arte dello scalpello per scolpire e alla fine sono un artista, oppure imparo a fare un bel tavolo, insomma, un tavolo anche originale, sono un artista. Crea un prodotto anche bello, esteticamente godibile. Cosa distingue questo, per esempio, dal buon artigiano che fa un tavolo perfetto, che fa una scultura perfetta, un soprammobile perfetto? Però è un'opera artigianale. È un buon artigianato, c'è cioè dell'artigianato di qualità. Cosa distingue il buon artigiano dall'artista? Il rischio è quello che tutti siano artisti, come dicevo prima. L'altro rischio è che nessuno lo sia. Cioè, se tutti sono artisti, nessuno lo è. Ma noi dobbiamo cercare di capire dove sta l'essenza dell'arte. Tanto se ha bisogno di una mediazione. Cioè, se siamo capaci di fruirne direttamente, oppure se l'educazione da questo punto di vista è indispensabile, anche l'educazione al bello, se abbiamo bisogno di un interprete che ci faccia comprendere l'opera d'arte, se l'opera d'arte necessiti di una comprensione, perché siamo di fronte a tante opere d'arte rispetto alle quali, diciamo, non capiamo niente, boh, sarà. Però
però non ci convince, non proviamo nessuna emozione perché magari non hanno in sé un concetto estetico, non sono belle oggettivamente, sono molte opere d'arte che sono obiettivamente brutte. Ma le stesse Mademoiselle d'Avignon di Picasso non sono esteticamente questa cosa così bella da vedere. Non parliamo della merda d'artista di Manzoni. Allora, perché sono opere d'arte? Nello stesso tempo basta essere un linguaggio nuovo, essere un qualcosa che innova, una nuova modalità di linguaggio, di espressione, perché questo faccia di questa nuova modalità una forma d'arte di per sé stessa. Oppure basta essere la realizzazione di un concetto come succede nell'arte concettuale, insomma, no? Cioè basta tradurla in parole. Mi veniva in mente ieri leggendo, scorrendo Facebook, no? In cui c'era una frase, no? Facciamo, tagliamo le poltrone, che ovviamente si riferisce ai parlamentari, no? Allora mi è venuto in mente che se fossi un artista concettuale, immediatamente prenderei delle poltrone imbottite e ci farei dei tagli. E così dimostrerei che ho tagliato le poltrone. Ecco, questa potrebbe essere un'opera d'arte concettuale, ma sarebbe veramente un'opera d'arte? Alcuni pensano di sì, altri di no. Oppure l'arte che si esaurisce nella performance, che quindi si esaurisce nel momento in cui viene prodotta, non lascia niente di sé dietro. Quindi non un qualcosa che poi può venire comprata, rivenduta e così via, ma è un qualcosa che si realizza nel momento in cui avviene. Beh, questo potrebbe essere, per esempio, anche in un grande concerto, insomma, anche un concerto in realtà è un evento di per sé irripetibile, ma una performance, per esempio, di Fluxus, insomma, no? Di qualche artista che si esprime attraverso le performance. Poi ci sono arte che hanno bisogno dell'interprete per essere tali, cioè, insomma, il musicista che non compone, che quindi non lascia le note, ma che se anche lascia le note, lascia qualcosa che poi per essere usufruito ha bisogno di essere comunque interpretato e tradotto, come il libro scritto in una lingua straniera ha bisogno di essere a sua volta interpretato. E quindi non è più l'opera d'arte in sé, cioè quelle note che ha scritto ma quelle note come vengono lette dall'interprete che lo traduce. Bene, sono tutte problematiche che comunque riguardano la materia arte, insomma, tutto quello che si nasconde dietro, ma ce ne sono infinite altre, ma non possiamo elencarle tutte. Perché abbiamo la necessità dell'arte? E quando l'arte in realtà diventa tale e serve a noi, non perché paghiamo il biglietto per andare a vedere su un museo e diciamo che è bella, perché tutti dicono che è bella. Altra cosa, insomma, no? Altro condizionamento legato all'arte, che per noi diventa bello quello che è bello per tutti. Spesso siamo incapaci di farti un giudizio proprio. Non andiamo a vedere la mostra di Salvador Dalì o dei vedutisti perché godiamo infinitamente di quella cosa. Spesso ci andiamo a vedere, facciamo la fila, facciamo dei sacrifici, perché tutti ci vanno. E se ci vanno tutti, deve essere bella. Questo fa sì che lo diventi anche per noi quando andiamo a vederla. Ma in realtà, poi di questa mostra ci portiamo a casa non tantissimo, magari qualcosa sì. Lo vediamo, no? Per esempio nelle vernici, no? Nelle mostre d'arte. E le inaugurazioni delle mostre d'arte nelle gallerie, no? Dove si va non tanto per guardare i quadri, oppure magari ci vanno i mercanti che si chiedono cosa potrebbero farne di quel quadro, dove potrebbero guardarlo, a chi potrebbero piazzarlo, fanno venire il loro amico che magari lo potrebbe comprare. Oppure gli amici dell'artista, oppure ci vanno gli altri che vanno lì per fare salotto, insomma, no? Per avere un'occasione mondana di vedersi, di chiacchierare.
e possibilmente, se c'è un buffet, anche di mangiare. Ma in realtà il vero interesse, insomma, per i quadri appesi alle pareti, molto pochi ce l'hanno, molti pochi li sanno poi vedere, leggere, gustare effettivamente, insomma, quando sono buona cosa. E quindi tutta una serie di contraddizioni, di problemi che si realizzano nel mercato o nell'arte, quando è, e come lo è, soprattutto nel contemporaneo, sottoposta alle leggi del mercato, insomma, quando diventa un bene di consumo. Ritorno sul problema di cosa dovrebbe avere l'arte. Secondo me dovrebbe essere uno strumento di verità. Cioè noi nell'opera d'arte dovremmo sentire una verità che ci permette di guardare con un occhio in più, con uno sguardo in più, magari più profondo o semplicemente diverso, a quelli che sono i nostri problemi esistenziali, al fatto di essere qui a questo mondo e a trovare un senso del perché siamo qui, insomma, no, che è la domanda fondamentale che ci facciamo, no, cosa ci stiamo a fare. E da questo punto di vista cerchiamo delle risposte, troviamo delle soluzioni, oppure cerchiamo di vedere come tanti si sono confrontati con questo problema dell'essere qui, con i problemi di quello che si può fare, di come possiamo stare insieme, di come possiamo guardare il mondo che ci circonda. All'interno di questo, quindi, esistono degli sguardi che sono più autentici, più veri, anche se diversi tra loro, rispetto ad altri che sono invece dei luoghi comuni, delle banalità. Insomma, degli sguardi che sono interessanti, che aprono mondi, che allargano il nostro spazio allargano il nostro orizzonte sul mondo, ce lo fanno percepire e soprattutto ce lo fanno intuire in maniera diversa, più interessante. Ti fanno venire voglia di conoscerlo più a fondo, di andare oltre, di uscire, di superare i nostri confini. E vediamo che qualcuno riesce a farlo. E il fatto che ci metta nelle condizioni, attraverso la sua opera, di fare questo passo, di avere questo sguardo diverso sul mondo, e quindi di capirne una verità, ci fa nascere il desiderio di seguirlo in questo percorso, di andare a vedere cosa c'è, cosa si propone, dove arriva. Mette in moto anche la nostra fantasia, il nostro immaginario, verso direzioni nuove che magari non avevamo mai esplorato prima, che sono nuove per noi, se non sono nuove in senso assoluto. Ma secondo me questo deve partire sempre da un'operazione di verità. L'artista deve avere un'intuizione profonda delle verità che si nascondono. Sono tante le verità, non c'è un'unica verità, ma delle verità che si nascondono nella radice della vita, in quello che ci muove, in quello che ci fa stare insieme e ci permette di sopravvivere in questa dimensione. E poi dei processi che si compiono nel mondo. Non tanto con un occhio analitico, insomma, no? Quello del politico o dello scienziato, insomma, ma con l'occhio di chi intuisce le verità più profonde, quelle legate anche al mito, al simbolo. Lo deve trasmettere in maniera simbolica, con un linguaggio che parla più direttamente, appunto, e qui viene fuori l'emozione, no? Piuttosto che non con il cervello, che non con una costruzione. E quindi un linguaggio immediato. L'immediatezza, no? È quella che permette di superare il peso del calcolo e di raggiungere la leggerezza del colpo di fulmine, no?
Lo scoprire questa cosa qua dovrebbe far emergere in noi la curiosità, e non solo la curiosità, ma il desiderio di avvicinarsi all'opera e di non abbandonare quest'opera o di non abbandonare l'artista nel suo percorso artistico. Cioè la sua opera, man mano che la vediamo, la godiamo, la troviamo sempre nuova, perché sempre più ci apre a potenzialità. Quindi è un'opera rispetto alla quale possiamo rivivere continuamente e le emozioni precedenti e riviverne sempre di nuove. Quindi il desiderio di ritrovarsi a contatto, e quindi il possesso in qualche modo dell'opera, dovrebbe essere non tanto perché quest'opera costa tanto e quindi insomma diventa per noi uno status symbol perché abbiamo quel quadro di quell'artista che è quotato tanto, ma perché magari quell'opera che vediamo magari in un mercatino dell'antiquariato e ci piace tanto e che magari la portiamo a casa per niente, ci piace perché non perché ha un valore di per sé, ma perché per noi ha quel valore e ogni volta che la vediamo ci mostra qualcosa di diverso e ci fa intuire un aspetto di quella verità che sentiamo così vicina a noi e che ci apre uno spazio al desiderio, cioè desideriamo avvicinarci di più al mondo, uscire dal nostro ambito e guardarlo anche con gli occhi di quell'artista e con gli occhi di altri artisti e capire che il mondo è ancora migliore o peggiore, ma insomma è più aperto, è più grande di come pensavamo che fosse prima di aver visto quell'opera. E allora, siamo capaci di farlo da soli, abbiamo bisogno dell'interprete, quanto quell'opera deve essere confezionata bene, insomma, quanto devono essere le apparenze di quell'opera più che non la sua struttura, l'essenza, il concetto che emana da quell'opera. Tante cose, insomma. È necessario che ci sia questa condivisione, che sia universalmente riconosciuta. È necessario, certo, che ci dia, secondo me, questo, che lo sia per noi. E se poi lo è per noi, forse parlandone, riusciamo anche a, e abbiamo questo entusiasmo, abbiamo questo desiderio di continuare il nostro rapporto con quell'opera d'arte, forse poi riusciamo a informarne anche chi ci sta vicino. Ma allora con parole diverse rispetto a quelle dei critici, no? Io sono sempre poi così, rispetto all'introduzione dei cataloghi d'arte, che per lo più non capisco, parlano un linguaggio fatto di parole vuote. Molto spesso, insomma, io sfido chiunque di voi, insomma, rispetto a, non dico a tutti, ma a molti cataloghi d'arte, a molte recensioni, no? Che si, nei cataloghi d'arte, introduzioni del noto critico, in cui vengono detti paroloni enormi e poi si va a cercare, stringi, stringi, cosa vuol dire questo qua, qual è la specificità di quest'opera, eccetera, eccetera. E non capisci, no? Perché poi questi paroloni poi sono sempre gli stessi che ritornano. Allora, ci fosse qualcuno, per esempio, dei quali parlano male, allora ti rendi conto che magari questi qua, siccome parlano male di qualcuno, parlano bene di quell'altro, insomma, sanno fare anche delle distinzioni, ma poi parlano bene di tutti. Allora ti chiedi, probabilmente, hanno ricevuto dei soldi per fare quel catalogo, insomma, no? E quindi non sono sinceri, insomma, è un linguaggio falso che ci viene propinato, no? Perché voglio vedere poi l'artista che viene presentato in quel catalogo e che accetta di farsi dire delle parole che lo distruggono da chi lo presenta nel catalogo, insomma, no? Magari forse qualche volta avrà coraggio il giornalista che recensisce quella mostra o quel cosa, ma magari quando l'artista è storicizzato
forse ha più difficoltà anche il giornalista, insomma, scrivere qualcosa di non molto, troppo gratificante per l'artista stesso, insomma. Quindi mi fermo qui perché vorrei lasciare aperto un po' questo discorso sull'arte. Ma sì, lasciamolo aperto. Saluto.